Gli azzurri vincono e convincono. Ecco, allora, grandissima vittoria dell'Italia contro la Repubblica Ceca per 4 e 0 poker. Grande vittoria anche se era un'amichevole, comunque c'è da dire. Un'amichevole che preparava agli europei che ci saranno la settimana prossima, l'11 giugno, di venerdì alle 21, Turchia-Italia, che ci sarà il debutto della nazionale azzurra in questi europei 2021, che dovevano essere europei 2020, euro 2020, poi non è stato più così per colpa e purtroppo del Covid e del coronavirus. È saltato l'europeo l'anno scorso e l'hanno rimandato adesso, per il nome è rimasto euro 2020. Buonissima partita da parte d'Italia, strameritata la vittoria. Una Repubblica Ceca veramente che ha fatto poco nulla, il massimo dei ragazzi era Schick, ex giocatore della Roma, 40 milioni di euro buttati nel water, il migliore loro. Figuriamoci gli altri peggiori chi erano. Diciamo, non è tanto attendibile come tese, semplicemente perché era poca roba la Repubblica Ceca, però c'è da dire che a volte le partite più contro le squadre stupidi sono quelle più complicate, che uno dice vabbè, chi è? Quindi buon test. Soprattutto Mancini l'ha preparata bene, e c'è da dire che purtroppo Sensi, come io avevo già detto, Sensi è venuto meno, l'ennesimo infortunio della sua carriera, di Sensi dell'Inter. Al suo posto è venuto Pessina, ma io avevo detto che Sensi non era cosa, perché Sensi, anche se è un giocatore forte, ma troppo infortunato, e che nell'Italia poteva servire poco. Eccola. Allora, Bonucci si pensava che si era infortunato, invece ha retto. Poi abbiamo comunque in panchina c'è Acerbi, c'è i bastoni dell'Inter forte, grandissima partita di Insigne, il nostro capitano del Napoli, grande partita a gol con un suo tiro a giro, ha fatto 30 anni e il suo compleanno ha festeggiato col gol, ma oltre il gol ha fatto l'assist per il gol di Berardi, bel gol di Berardi che si è fatto trovare pronto ed è stato freddo. Grande partita di Insigne, ha fatto assist, gol, diciamo che stava in grazia di Dio, diciamo che ispirato dal compleanno. Comunque Insigne nell'Italia gioca sempre bene, nel Napoli alti e bassi. Vuoi perché secondo me Insigne nel Napoli, essendo napoletano, essendo campano, sente molto, la fascia da capitano del Napoli, sente molto la pressione nel Napoli. Nell'Italia, secondo me, spesso e volentieri, nell'Italia Insigne gioca più scialla, gioca più sicuro perché è un po' meno teso. Nel Napoli, secondo me, lo vedo troppo teso. Spesso e volentieri la fascia di capitano del Napoli vuoi un po' tutto ed è più teso, però le qualità, ragazzi, ce le Insigne. C'ha un piede fatato, gioca perfettamente, oltre all'assist goal fa delle giocate, ragazzi. Insigne è forte, nonostante gli alti e bassi che ha nel Napoli, nonostante ha periodi buoni, no, e soprattutto con Immobile, ragazzi, si conoscono alla perfezione dei tempi del Pescara. Verratti, Immobile, Insigne. Verratti infortunato, speriamo che anche lui recuperi per la Turchia della settimana prossima, perché anche Pellegrini infortunato, diciamo che, ragazzi, non siamo nemmeno manco partiti, già tanti infortunati. E infine, nella partita iniziale della Turchia si possono fare dei cambi, quindi eventualmente chi fosse qualcosa di infortunato si possono sostituire, però fine l'11, poi dopo non più, quindi speriamo bene, non sia mai, può darsi che Politano si fa male Bernardeschi ed entra Politano magari, però non credo. Bernardeschi in questa squadra si è capito che è il panchinaro, Bernardeschi gioca poche partite. Diciamo che sul lato di Politano ho notato che c'è più Florenzi, Berardi. Berardi soprattutto, diciamo che un po' il posto di Politano è molto molto di Berardi, che ha fatto tanti gol con Sassuolo, una grande annata, però Politano almeno una panchina. Io non dico che Politano doveva giocare titolare, ma almeno una panchina al posto di Bernardeschi lo doveva fare. Vabbè, spegniamo queste polemiche inutili, tanto ormai quello che è fatto è fatto. Ottima partita di Immobile, che oltre al gol con deviazione ha fatto una buona partita. Immobile, Insigne, poi quando ritornerà Verratti, ex Pescara, fanno un triplo, che se Napoli avesse Immobile, Verratti, uscire Insigne, vinceremmo tutto quanto, pure la Champions League e lo scudetto. Purtroppo il Napoli, Verratti e Immobile, non ha mai voluto e mai spenderà questi soldi. Buona partita di Barella, Barella dell'Inter mi è piaciuto tantissimo, il giovane forte, grande partita, oltre gol deviato, ma grande partita. Ragazzi, l'Italia di Mancini, da quando Mancini c'è l'Italia in mano, e non subiamo, mi sembra, da 8 partite un gol, che non prendiamo gol tra qualificazioni europee e amichevoli, sono non so quante partite consecutive che non perdiamo, 26, non so. Quindi Mancini per ora, corna la cena, incrociando le dita, l'abbiamo perso. E ovviamente la prima competizione di Mancini, questo europeo, non ha ancora fatto nessuna competizione, speriamo bene. Forza Mancio, forza Italia, forza Azzurri, forza Insigne che è capitano del Napoli, forza Di Lorenzo, che Di Lorenzo è un po' il panchinaro, diciamo che entra sempre a partita in corso. Di Lorenzo non ha giocato oggi,
ma gioca sempre a partito in corso, è comunque il panchinaro d'oro che avrà spazio anche lui secondo me in questo europeo. Meret è il secondo di Donnarumma, Donnarumma è forte, ha più esperienza di Meret, nonostante è più piccolo Donnarumma di Meret, ma Meret ha sempre giocato, mi sembra, una spalla, quindi meno esperienza in una squadra importante. Invece Donnarumma, da quando ero piccolissimo che giocavo nel Milan, c'è più esperienza, quindi è giusto che Donnarumma faccia il primo e Meret il secondo. Però non sia mai Donnarumma, Meret, siamo con te, il nostro apertone Alex Meret, forza di Lorenzo, forza Meret, forza Insigne, mi raccomando, e andiamo a spaccare questo europeo. Sarà difficile vincerlo, ragazzi, perché c'è la Francia, il Belgio, il Portogallo, c'è anche la Slovacchia di Hamsik, ex capitano del Napoli, che un poco tifo anche per lui, tifo un po' per Mertens, anche per il Belgio, e un po' per Hamsik. Poi c'è il Portogallo di Ronaldo, c'è il Portogallo di Ronaldo, c'è la Francia con Benzema, Pogba, Kanté, il vincitore della Champions. E diciamo che ce ne sono squadre forti, eh. Sembra l'Europeo che c'è una squadra minore, una competizione minore rispetto ai mondiali, invece c'è il Belgio, per me superiore all'Italia, ci sono la Francia, il Belgio, superiore all'Italia, poi il Portogallo secondo me, a parte Ronaldo, l'Italia è più forte, ma la Francia e il Belgio sono quelle più toste. Speriamo bene di passare questo girone e poi chi becchiamo, becchiamo, andiamo a spaccare, incrociamo le dita ragazzi, forza Italia, forza Azzurri, forza Mancini, forza Napoli sempre, perché sempre azzurro, eh? Forza Insigne, il nostro capitano, speriamo che rinnova Insigne con Napoli, ma ripeto, Insigne mi auguro che rinnovi con Napoli perché è capitano, perché è napoletano e perché è forte, però uno non può obbligare. Si deve fare quello che si sente, perché poi non è che stiamo a pregare. Forza di Lorenzo e forza Mereccio. Ciao a tutti ragazzi.